sulle auto elettriche, grazie. E poi coinvolgiamo anche gli amici di Route 220 per ulteriori approfondimenti. Grazie. Buongiorno, oggi è una giornata importante perché è un passo veramente importante per la città di Torino verso la mobilità elettrica. Voi sapete che negli ultimi anni le emissioni dovute al traffico veicolare si sono diminuite, ma non abbastanza, perché il problema veramente dell'inquinamento delle grandi città italiane è un problema enorme e l'abbiamo vissuto lo scorso inverno e non vorremmo più ritrovarci in quella situazione. Quindi è molto importante per le città grande, anche per le piccole città superiori ai 20.000 abitanti, riuscire ad introdurre la mobilità elettrica. La Commissione europea sappiamo che ha fissato un limite per il 2020 per le città per riuscire ad infrastrutturare, quindi cerca di porre degli obiettivi per l'infrastrutturazione delle colonnine elettriche nelle varie città. Ed è per questo che noi abbiamo aderito con questa delibera. Anche perché una corretta politica dei trasporti non può prescindere dalla mobilità elettrica, ed è per questo che deve essere inserita anche nei vari piani di settore, tipo il piano urbano della mobilità sostenibile. Per questo noi, l'ho già detto altre volte, stiamo riorganizzando gli uffici del mio assessorato, quindi della Direzione Infrastrutture e Mobilità, e presto avremo proprio un ufficio dedicato alla mobilità elettrica. Questo è importante perché veramente per noi è importante avere persone che si dedicheranno a questo e che studieranno anche l'evoluzione della mobilità elettrica, perché stiamo andando velocissimi, siamo già indietro rispetto alle innovazioni che si stanno portando nell'ambito della mobilità elettrica. Vorrei dirvi anche che abbiamo aderito a un'iniziativa, abbiamo aderito alla Carta Metropolitana sull'elettromobilità insieme ad altre città italiane, Milano, Bologna, Firenze e Varese. Questa iniziativa serve a promuovere per i comuni superiori ai 20.000 abitanti un percorso condiviso proprio al fine di promuovere la mobilità elettrica. Questa Carta della Mobilità ha diversi punti. Il primo punto è offrire al consumatore valide motivazioni per il cambiamento culturale. Noi come città di Torino stiamo facendo anche in questo senso dei passi avanti. Avete visto poco tempo fa la delibera sulla ZTL elettrica, quindi per garantire ai privati che hanno un'auto elettrica di entrare in ZTL, anche chi non ha permesso, senza pagare. Anche per gli ibridi abbiamo ovviamente apportato degli incentivi. E mano a mano, modificando anche la ZTL, questi incentivi per le auto elettriche saranno sempre maggiori. E inoltre le misure ovviamente dovrebbero essere adottate in maniera ampia su tutto il territorio, non solo su Torino, ma supportate anche invece a disincentivi, come potranno essere di nuovo le delibere antismog. Un altro punto della carta è accelerare lo sviluppo di una rete di ricarica accessibile al pubblico, ed è qua che entra proprio oggi questa delibera. Noi avevamo le colonie di Io Guido e Carsharing nostro pubblico, che purtroppo, devo dire, proprio a malincuore, è stato liquidato per diversi motivi di cui abbiamo già parlato tante volte, però avevamo questa risorsa importante, 10 colonnine con 20 punti di ricarica dedicate al car sharing di Io Guido che volevamo destinare alla città. Quindi io ringrazio veramente tantissimo sia l'equipaggiatore, il dottor Ambrosio, che il nostro direttore della nostra struttura, il dottor Bertasio, l'ingegner Bertasio, e anche la società Route 220, che hanno lavorato insieme per riuscire a mantenere vive queste colonnine. Quindi la città si è impegnata a non far pagare il canone per l'occupazione del suolo pubblico, per riuscire a una nuova infrastrutturazione, quindi chi si è impegnato ad acquistare le colonnine, poi ci parlerà, ci racconterà come cosa succederà, ma per settembre, penso per la settimana della mobilità sostenibile, riusciremo già ad avere 20 punti di ricarica accessibili con una tecnologia quindi innovativa, non le vecchie colonnine, ma verranno proprio rivalutate, accessibili al pubblico. Vi elenco gli altri punti della Carta della Mobilità perché sono molto importanti. Un altro punto è ampliare la possibilità di ricarica negli immobili residenziali, quindi questo è un altro punto sulla quale il Comune sta facendo molta attenzione, quindi nelle nuove costruzioni ci stiamo impegnando di avere delle predisposizioni, quindi nei cortili, nei parcheggi privati e pubblici, la predisposizione per almeno una presa elettrica, se non la colonnina. Dare un forte impulso allo sharing con i mezzi elettrici, quindi voi sapete che abbiamo anche il progetto con Blu Torino, che penso sempre alla settimana della mobilità sostenibile, finalmente verrà inaugurato e quindi le colonnine di Blu Torino potranno essere utilizzate anche dal privato. È vero che sono in ricarica lenta, però è importantissimo per la città.
dovevano essere 700, probabilmente arriveremo a 400, ma una città con 20 punti di ricarica di un certo tipo e 400 punti di ricarica lenta cambia la faccia di una città. Quindi avremo uno sharing di questo tipo, in più abbiamo un progetto Steve, non so se lo conoscete già, insieme all'assessore Pisano, dove verranno realizzati dei piccoli veicoli con delle stampanti, un progetto un po' innovativo, ma saranno elettrici e potranno essere utilizzati sempre in sharing dagli studenti. L'ultimo punto di questa carta è stimolare l'introduzione di mezzi elettrici nei segmenti di mobilità con maggiore efficacia e praticabilità. E anche questo è molto importante, noi ci stiamo impegnando sia sulla logistica dell'ultimo miglio, quindi avere dei mezzi elettrici per la logistica dell'ultimo miglio, sia col progetto Novelog, anche questo non so se ne avete già sentito parlare, quindi abbiamo approvato da poco la delibera per il rinnovo, quindi promuoviamo per le aziende che sostituiscono i veicoli, sia elettrici che comunque ecologici, diamo degli incentivi per entrare con i veicoli commerciali in ZTL, utilizzando le corsie preferenziali degli stadi ad hoc. In più abbiamo anche i bus elettrici. Quindi a settembre, sempre per la settimana della mobilità sostenibile, inaugureremo i 20 bus elettrici di GTT. Tutte queste piccole attenzioni verso la mobilità elettrica, è vero che adesso sembrano poche, ma sono un passo veramente enorme per noi, perché cambierà proprio la mentalità delle persone, farà capire anche le persone che non hanno le risorse magari per acquistare un veicolo elettrico, che in sharing possono comunque spostarsi di riferimento per la città. Grazie all'assessore Pietro. Prima di lasciare l'assessore alle vostre domande, inviterei Franco Barbieri, CEO di Route 220, a spiegare un attimo quello che può essere il progetto, entrando un po' più nei particolari. Grazie. Grazie. Buongiorno a voi. Prima di tutto volevo ringraziare veramente il direttore, il dottor Ambroso, e il direttore dei trasporti di Cede Torino e lo staff dell'assessore Pietra, che abbiamo lavorato in maniera molto veloce e trovandoci, devo dire, fin da subito d'accordo su quelli che sono gli obiettivi di quello che andremo a realizzare. Quello che andremo a realizzare è il primo esempio in Italia di una città completamente aperta e interoperabile e che rispetta tutte le norme europee, appunto, sullo sviluppo di una rete di ricarica elettrica. Crediamo che da oggi, appunto, Torino sia l'esempio da imitare in Italia, perché grazie alla visione di questa giunta permette di sviluppare una rete a servizio degli utenti di ricarica secondo quelli che sono gli standard europei, cioè quindi oggi Torino si avvicina di moltissimo all'Europa. Questo è il primo passo per la città di Torino. Noi siamo comunque, come tanti altri operatori, poi disponibili ad allargare questa esperienza. Quello che succederà è che già a partire dalla prima settimana di Torino verranno fatte le installazioni, le colonnine sono colonnine assolutamente intelligenti, interoperabili, gestite in tempo reale, si potrà fare il pagamento con un semplice click da un'app gratuita, le tariffe che abbiamo discusso saranno tariffe che comunque avranno modo di dare un incentivo a chi viaggia elettrico, grazie al fatto che non avete chiesto appunto il pagamento per l'area di sosta, e siamo molto interessati poi a parlare con quelli che sono gli operatori locali del territorio. Già per fare questa installazione, queste 10 installazioni, ci appoggiamo a operatori locali. Qui in sala c'è l'architetto Valero, che ci seguirà su questo progetto. Chi si occuperà della manutenzione sono operatori piemontesi dell'area di Torino, quindi per noi vuol dire rivalutare il territorio, portare beneficio e sostenibilità sul territorio. Parleremo poi magari con operatori dell'ospitalità o del commercio per far sì di trovare sistemi per portare sempre di più un turismo sostenibile in questa città. Se avete domande tecniche o altro. Parla delle 10 colonnine di mio vivo, poi l'assessore ha detto che per la settimana della mobilità sostenibile saranno 20, non ho capito forse. Allora, sono 10 colonnine con 2 punti.
totale sono 20 punti di ricarica, dislocati in 10 punti. Ci sono altre domande? Grazie. Allora, se volete fare altre domande all'assessore La Pietra, siamo a disposizione. Grazie, grazie a tutti. Intanto chiedo cortesemente ai colleghi del video